Atelier, la cultura su misura, a cura di Erika Forlin e Isabella Vendrame. Che voi siate in macchina, in casa o in vacanza, non c'è via di scampo, vi faremo ridere. Allora, entriamo subito nella pratica, come abbiamo detto prima della nostra canzone, nella pratica di una sessione di yoga, aiuto, della risata ovviamente. Che cosa succede, Daniele? Allora, la sessione di yoga della risata è fatta da alcuni passaggi che sono standard. Prima si fanno alcuni esercizi, chiamiamoli così, di stretching, servono per smuovere il diaframma, per smuovere anche qualche inibizione e per smuovere anche e riscaldare tutti i muscoli. E dopodiché si cominciano a fare gli esercizi di risate, perché lo yoga della risata funziona facendo degli esercizi di risate. Qualcuno ne ha catalogati più di 2000, sembra che siano quasi 2500, ce ne sono alcuni che fanno parte ormai della storia dello yoga della risata, che sono i cosiddetti classici, però ogni giorno ne vengono inventati di nuovi e esiste una rete internazionale collegata via Facebook, nella quale chi opera seriamente, come dicevo prima, con lo yoga della risata, si scambia quotidianamente le informazioni sulle ricerche, sulle nuove risate e così via. Ecco Daniele, allora aiutaci subito ad imparare a realizzare una sana risata. Allora, ecco, come dicevate voi, questo è il primo esperimento radiofonico, ma andrà certamente bene, perché con lo yoga della risata va sempre tutto quanto bene. Allora, cominciamo facendo proprio degli esercizi che servono per sciogliere il diaframma, e questa è la canzone che si canta sempre durante gli esercizi, che fa ho ho ha ha ha, e facciamo ho ha ha ha. Io sto già ridendo. Ho ha ha ha, ho ho ha ha ha. L'Erika è partita per la tangente, sto già ridendo, cioè questa cosa mi piace un sacco, questo esperimento. Un altro Daniele, continuiamo così. Ecco, sì, perché dice Madame Kataria, che è appunto il medico che ha creato questa tecnica, porta il tuo corpo a ridere e la tua mente lo seguirà. E quindi dobbiamo dare un aiutino, come si dice, no? E questo ho, ho, ha, 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 è proprio l'aiutino che noi diamo al corpo per fare in modo che anche la mente rida. Allora la facciamo un altro paio di volte, e dovrebbe essere fatto proprio non tanto di gola quanto di pancia. Isabella, vedo che stai già ridendo. Io sto già ridendo, perché avevamo già preso la in corsa. Tra l'altro, Daniele, lasciamelo dire, la tua risata è stupenda, è bellissima. È proprio contagiosa. Perché mi alleno, no? Anche noi, e anche voi da casa, o in allora, macchina dove 3, siete. 2, 1, ho, ho, ho. Ha ha ha, ho ho, ha ha ha, ho ho, ha ha ha. Benissimo. Ecco, ci poi siamo. C'è anche uno slogan che si dice alla fine di ogni esercizio, che dice molto bene, molto bene, yeah, molto bene, molto bene, yeah. Ecco, vorremmo averti qui Daniele, grande, guarda, davvero. La prossima volta faremo una puntata non telefonica ma in diretta. Ecco. Molto volentieri. Assolutamente Daniele. Ecco, benissimo. A questo punto gli esercizi di risate funzionano molto bene, perché ci si guarda negli occhi, e è questa la difficoltà che dobbiamo superare oggi attraverso certo. La radio, perché è difficile guardarsi negli occhi via radio, ma noi immaginiamo di avere dentro nella radio Erika, Elisabetta, Isabella e Daniele che vi guardano, e quindi se state guidando non guardate nella radio, ma no, se certo. siete a casa, no, infatti non vorremmo creare qualche incidente di percorso oggi. Concentratevi, ecco. Allora, ad esempio, il primo esercizio che si fa è la risata del saluto. Di solito quando ci si saluta ci si dà la mano e si dice buongiorno, sono Daniele, sono Tizio, sono Caio. Invece con lo yoga della risata ci si stringe sì la mano, ma si fa una grande risata guardandosi negli occhi. Allora, non proviamo subito. Ecco, voi che siete in due andate bene.
Allora, la redazione è impazzita, stanno scoppiando tutti qui. Quindi intanto il nostro esperimento sta riuscendo qui da noi. Ma come si fa ad avere questo risultato? Lo metteremo come secondo jingle della nostra, di Artelì, questa risata. Sicuramente, caspita, però veramente è un'iniezione di buon umore, eh? Ecco, è un'iniezione non solo di buon umore, ma è un'iniezione di endorfine, di serotonina, di ossitocina, che sono tutti i neurotrasmettitori che poi fanno funzionare le cose migliori all'interno del nostro organismo, perché rimettono in moto anche tutto il sistema immunitario. Come dicevo prima, fanno lavorare la neocorteccia, che è la parte di cervello che risolve i problemi, quella creativa. Daniele, un ultimo esercizio di risata per chiudere e salutare così i nostri ascoltatori. Ma visto che siamo sui saluti, io farei la risata che facciamo sempre, anche questa in onore del dottor Madan Kataria, che è la risata Namaste. In India si fa, in tutto l'Oriente, si congiungono le mani e ci si inchina di fronte alla persona che si saluta. C'è da ricordare questo: Namaste significa saluto la divinità che c'è in te, che come saluto mi sembra un bel saluto. E con lo yoga della risata si congiungono le mani, ci si inchina di fronte alla persona che si sta salutando e si fa... Il contagio è automatico. È assolutamente automatico. E allora dai, non riusciamo più a fermarlo. Allora io direi così: continua a ridere, Daniele. Nel frattempo noi, sulla scia della tua risata, ti ringraziamo, ti salutiamo e davvero grazie per averci regalato questa intervista così contagiosa, simpatica e allegra. Quindi va, inizieremo bene, sicuramente grazie, tutti sì, una settimana all'insegna del buon umore. Allora io vi saluto e vado avanti ridendo. Grazie mille. Grazie ancora di tutto, ciao Daniele. Per noi l'esperimento è riuscito? Assolutamente sì. E voi siete riusciti a ridere? Beh, noi sì, Isa, noi decisamente. Noi tantissimo, però siamo molto curiosi di sapere se anche voi effettivamente siete riusciti a farvi contagiare da queste risate, quindi anzi scriveteci la vostra esperienza radiofonica con lo yoga della risata all'indirizzo info@bluradioveneto.it. Oppure potete anche lasciare un commento nella pagina Facebook di Blu Radio Veneto.